oggi mi sto sbrigando a fare al volo proprio un fasciatoio, perché la prossima settimana dovrebbe venire la mia nipotina, che è piccola piccola. Io non sono attrezzata per avere un fasciatoio di quelli col mobiletto e quant'altro. Allora ho pensato di prendere delle stoffe che ho in casa, quindi queste sono stoffe in pile. Ho preso la stoffa rosa, pile rosa, il pile questo disegnato, e questa spugna, diciamo, quelle che si vengono proprio per l'imbottitura. Che cosa ho fatto? Ho tagliato due ret tre rettangoli praticamente di 47 x 57 circa, e in più, per fare il cuscinetto poggiatesta, ho tagliato un quadrato di 26 x 26, cioè erano i pezzi di stoffa praticamente che avevo, e quindi sto cercando di farlo proprio così al volo con quello che ho. Allora, intanto vi faccio vedere così come potete fuorviare se avete anche voi questo problema. Adesso io cosa faccio? Ho messo dritto con dritto i due pile e ho messo questa spugna. Quindi, intanto mi faccio anche la cucitura del cuscinetto e lascio aperta questa parte sotto, perché poi l'andremo ad inserire all'interno prima di cucire il tutto. Quindi io adesso faccio prima il cuscinetto e faccio i tre lati e lascio aperta questa parte qui per risvoltarlo. Dopodiché faccio anche il contorno diciamo, della base del fasciatoio, lasciando ovviamente lo spazio per poter poi inserire il cuscinetto, e poi vi faccio vedere come proseguiamo. Quindi diciamo che questo è un tutorial estemporaneo, cioè di corsa, perché mi serve questo fasciatoio il prima possibile. Adesso ho cucito il cuscinetto e l'ho risvoltato sul dritto, quindi diciamo questo è il cuscinetto. Lo vado, ho messo, cioè ho piegato a metà il cuscinetto e ho segnato con uno spillo, e a metà l'ho fatto qui nel sacco, diciamo, che devo ancora cucire. Prendo il mio cuscinetto, lo inserisco dentro e faccio combaciare la metà dello spillo, quello che ho messo a metà qui, con lo spillo che ho messo a metà nel cuscinetto, che ovviamente lo spillo se n'è andato, ma è proprio perché io vado di fretta e lui che fa? Se ne va, bravo lo spillo. Ok, rinseriamo il tutto. Dico sempre che la fretta è una brutta consigliera. Ecco qui, faccio combaciare i due spilli. Tolgo questo e lo punto prendendo tutti quanti gli strati. Cerco di mettere bene anche questo. Ecco qui. Fermo anche qui, prendo un altro spillino e mi fermo anche qui. A questo punto vado a cucire tutto quanto, lasciando una piccola apertura anche sul lato, perché adesso qui abbiamo il cuscinetto, forse è meglio non lasciarla proprio qui su questo lato, la lasceremo in un pezzettino sul laterale oppure sul fondo, questo decidete voi, insomma. Io adesso andrò a fare prima la cucitura proprio qui dove c'è il cuscino, in modo tale che non mi si muove più, e poi proseguo tutto intorno e lascio un 4 dita, non di più. Ecco, mettiamo, se li lasciamo sotto, lasciamo 4 dita per rigirare tutto il lavoro. Tutto intorno, ho lasciato l'apertura qui, però prima di rigirare vado a togliere innanzitutto questa gomma piuma, chiamiamola, e sto attenta, ecco, a vedere se ho tolto tutti gli spilli. La vado proprio a tagliare a filo della cucitura, perché questa purtroppo crea spessore. Quindi vado a tagliare bene tutto intorno, veramente proprio vicino vicino alla cucitura, solo questa gomma piuma, diciamo questa fodera imbottitura. La vado a tagliare bene bene vicino. Casca pure la lampada, oggi è proprio la giornata, no? Va bene,
Va bene, adesso taglierò tutto questo, questa fodera in più, poi lo rigiro e vi faccio Dopo vedere che ho com'è. tagliato tutta, diciamo, la parte della gomma piuma in più, taglio gli angolini, tutti e quattro gli angolini vicino alla cucitura. Così. Voi dovete sapere che quando mi sentite così agitata e sclerata, è perché io non sopporto il freddo, quindi in questi giorni con la neve, con il freddo e con tutto il cervello e il corpo a me vanno in pappa praticamente. E quindi sono più agitata del solito e sono più rimbambita del solito. Ok, adesso da questo buco infilo la mia manina e vado a risvoltare il lavoro, quindi prendo l'ultimo angolino giù in fondo, quello più lontano, ecco che adesso porto anche la videocamera, e piano piano vado a risvoltare il lavoro. Ora non vi faccio vedere qua come faccio a risvoltare, perché poi può darsi pure che mi esce qualche parola di troppo, perché ho detto ditemi, ma voi quando il tempo è così brutto, che fa freddo, cioè, vi piace il freddo o come me vado fuori di testa? E anche tanto. Ecco, adesso arriva la parte in cui io mi sclero, quindi è meglio che la risvolto con la mia privacy. Che poi io di colore tana, no? Lasciare un buco un pochino più grande, che cos'è che ti costava? Niente, non ti costava niente e con 2 secondi avresti rigirato. E invece ci ho messo mezz'ora perché ovviamente ho lasciato un buchino microscopico. Guardate quanto sono intelligente. Voi infatti non fate come lo, cioè voi fate quello che io vi dico, ma non fate quello che faccio. Perché io effettivamente quando faccio le, cioè voi vi do i buoni consigli e io poi invece faccio tutto il contrario perché ovviamente non sarei io. Ok, allora adesso io vado a chiudere il fondo, dopodiché vi faccio vedere quali sono, diciamo, gli altri passaggi per poi rendere questo, diciamo, questo fasciatoio un po' richiudibile, che poi lo mettiamo in un cassetto e non dobbiamo starci a preoccupare, insomma, di tenerlo sempre aperto. Ora vado, chiudo il bordo quello sotto e poi passiamo, facciamo il passaggio successivo. Ed ecco qui, diciamo che già è quasi quasi un fasciatoio. Allora, adesso questo è il cuscinetto che ovviamente è cucito, che poi verrà utilizzato anche per un'altra cosa. Allora, io adesso farò all'incirca una cucitura che viene da questo cuscinetto in giù e dall'altra parte in giù. Praticamente farò 2 cuciture parallele che poi mi serviranno per poterlo chiudere questo fasciatoio. Anche se non volete, potete anche non farle. L'importante è fare questo lavoro qui con il fasciatoio. Lo chiudete in questa maniera. Chiudete il cuscinetto così, così vi regolate. Fate in questa maniera qui. Adesso io davanti alla videocamera non ci riesco. Aspettate. Allora, così, così, chiudete di una misura pari al cuscinetto, fate così, per questo che è meglio fare le cuciture. Dopodiché questo lo mettete qui e qui metteremo un velcro qui e un velcro qui o un bottoncino, quello che vi pare, e avrete ovviamente il fasciatoio che rimane chiuso, ok? Se invece volete che si chiude più facilmente, allora è il caso di fare le 2 cuciture laterali in modo tale che vi agevola anche questa cucitura e potete farle anche orizzontali in modo che vi agevola anche l'altra. Ok? Se dovete fare queste cuciture, vi dovete fare una linea che parte dal cuscinetto a venire in giù di qua, dal cuscinetto a venire in giù di qua e poi questo lo dividete in 3 parti. Come la misura del cuscino, vedete? Uno così, così e così, in modo tale che si chiude in 3 parti. Allora, per farvi capire, ho fatto i segni con la penna. Praticamente ho fatto 10 qui, 10 qui, 18 e 18 di
orizzontale e 10 e 10 verticale. Ora andrò a fare queste quattro cuciture e vedrete quanto è più semplice chiudere questo fasciatoio. Guardate quanto è carino, c'è il cuscinetto dove poggerà la testa e sotto metteremo un asciugamanino, no? Per cambiarla, ovviamente, perché altrimenti se si sporca questo è meglio lavare l'asciugamanino piuttosto che direttamente il fasciatoio. Poi una volta che il nostro bimbo, la nostra bimba è stata cambiata e non vogliamo tenere il tutto aperto, chiudiamo così. Adesso a me rimane un po' difficile perché ho la videocamera davanti, però così si chiude, così si metteranno o due automatici o un velcro qui al centro e il nostro fasciatoio si chiude, si ripone in una busta, in un cassetto, e la prossima volta che ci verrà a trovare la nipotina avremo il nostro fasciatoio pronto per l'uso. Spero di esservi stata utile. Certo, questo è un fasciatoio un pochino veloce, quindi una cosa semplice, senza tante aspettative. Però se poi più in là, se ho tempo, vi farò vedere qualche altro sistema per fare questi fasciatoi portatili, li faremo insomma un pochino più elaborati. Questo diciamo è proprio per chi come me ha avuto la necessità di farlo in fretta, quindi con due rettangoli di stoffa per il fondo e due rettangoli di stoffa per il cuscinetto e un po' di imbottitura, diciamo insomma si è fatto un fasciatoio abbastanza veloce. Ora io vi saluto, per qualunque cosa, se avete da chiedere, scrivetemi qui sotto nel box informazioni e vi risponderò più presto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze!